Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene, tanto che non ci sentiamo, ma adesso finalmente un attimo di momento per me, ragazzi. Sono le 2:40 ora, 45, e sto andando a prendere la mia bici, perché oggi mi porterò in bici con me. E si è sentito molto bene, e facciamo questa sorta di serie che inizierà e la porterò avanti poi a gennaio, e vediamo, intanto iniziamo e poi magari vediamo se riusciamo a portarla avanti. Piccola premessa, ragazzi, non adesso vado, sto andando a casa nel mio garage, così anche vedrete come si sistemo la bici prima di partire. E poi ci vediamo al garage, ragazzi. Tra 3, tra 10, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eccoci in garage, ragazzi. A posto. Adesso al 50% di batteria, ragazzi. Quindi si va proprio bene. Sì, un po' l'angolo buio, ragazzi, ma cercherò di... Accendiamo la luce, eccola qua, adesso la tiro fuori, adesso spero che vedete. Volendo, ragazzi, ho anche un supporto nel prendere il casco. Tanto questo lo posiziono qui. Ecco. Volendo, ragazzi, ho il portacollare, perché siccome in bici non voglio sudare più di tanto, mi metto quello e li apposto con questo giubbottino. Il casco è sopra la bici, ragazzi. Allora. Guardiamo per un viaggio, ragazzi. Adesso, ponendo questo golfo che lascio qui, ogni roba la lascio qui, ragazzi. Poi io ci dovrei far comodo. Anche questo la lascio qui quando non mi serve. Questa è, ragazzi. Aspettate un microfono e poi si parte, ragazzi. Si va. Aspettate, ragazzi. Posizionate. Così, partire, ragazzi, così. Ok, non so se riuscite a vedere. Adesso sto riprendendo un po' la strada, un po'. Ragazzi, allora, dove stiamo andando? Stiamo andando in via della Colonnese. E andiamo, spero, andiamo a vedere cosa si può
cosa si può fare in questi viaggi. Non so se vedrete tutto suo capo perché. Non sto registrando via. Ok. No, perché non so come. Non so che nome si veda. Devo essere sicuro di quello che faccio. Poi comunque ragazzi non fa tanto freddo, però una cosa che devo fare è portarmi il proprio orecchie, cioè il cappello, però non ci stavo dentro il pasto, allora non devo guardare. Andiamo a vedere. Comunque è un bel tragitto, ragazzi. E le sto. Ecco, farmi vedere com'è. Non c'è. Poi c'è sto letto bruttissimo. Ho messo. Sto letto bruttissimo. Non è nemmeno facile, quindi comunque ragazzi cercherò di riprendere il più possibile, sperando non mi si scarichi il telefono perché devo chiamare, fare il video e soprattutto chiamare se c'è un'emergenza, quindi io l'ho caricato un po' troppo velocemente, però ragazzi se ce la facciamo la stagna nel modo giusto, adesso la marcia ragazzi è a 4, la sposto proprio alla massima alla più leggera, perché adesso c'è una salita bella grossa. C'è una salita così, però vabbè ragazzi, non puoi mi farti in chiacchiere, ci vediamo appena inizia. Questa salita ragazzi è sempre più disastrosa. Anche voi andate in 10, che se no poi dopo perdete allenamento. Ok, ci vediamo tra poco. Ok, discesa. La salita di nuovo è bella, non è tanto qui, sarà più un po' aspettato, non ho mai messo di fuori, mamma mia ragazzi, ci vediamo tra pochissimo. Giusto la fotocamera ragazzi, okay.
ci sono molto meno ma questa cosa si è consumita. Adesso dovrebbe essere tutta cosa fatta l'ultimo punto che è un pezzo di salita bello alto per concluderò quello ci faccio. Si fa freddo qua e se io quasi scarico non ho nemmeno il caricatore per caricare, però se riesco almeno a portare a casa questo video sono un grande. E in più ragazzi stavo ragionando se poterlo far uscire per il mio compleanno questo video qua, e penso sia un bel video, insomma, credo che rappresenti il giorno del 2018. Boh, adesso metterò un sondaggio su Instagram stasera a casa e appunto vedrete, appunto vi farò vedere. Vi dirò se lo volete per il mio compleanno oppure un altro giorno. Sto ragionando ad alta voce perché visto ragazzi che non sto preparando niente per il mio compleanno e siccome lo devo montare, allora volevo fare questa sorta di video per iniziare il ciclismo proprio dal giorno del mio compleanno. Dare atto alla serie proprio il giorno del mio compleanno, quindi non lo so, giudicate voi. Stasera faccio il sondaggio e guardiamo un pochino come si può fare. Per fortuna c'è la discesa, questo sì, sto crepando. Censuro tutti quelli che ho ripreso, non mi preoccupate. Devo mettermi a lavorare già da stasera sul video che faccio, se no per il mio compleanno non ce la faccio. E il tempo è poco, se, quando il momento il tempo sembra tanto, ma invece è questo. Adesso guardate il discesona, si fa. Perché è salita più che altro, no? Che bello, e dopo c'è anche il ritorno, però il ritorno sarà grasso se porto questo a casa, quindi figuratevi voi. Questo dai, finito il divertimento, ma adesso riprendo a breve. Riprendo quel discesone perché è da riprendere, quindi fra inizia la discesa. Tranquilli, mamma mia ragazzi, tutto questo con un odore di merda. Si scende, raga, montagne russe,
frase, ragazzi. Cosa bellissima, ragazzi. The new fashion blogger. Sono tutta dritta. Mamma mia. Cosa di merda. Mamma mia. Mamma mia. Non ci si sta, ragazzi. Bello il panorama quanto volesse, ma c'è un odore di merda incredibile. Però mi sono divertito, dai. Dove andare? Bisogna divertirsi nella vita. Ricordate, adesso non so quanto vento potrete sentire, ma penso che cercherò di migliorare l'audio se c'è il vento. Dai ragazzi, ci vediamo di qua, eh. Comunque guardate che bel prato. Aspettate, mi metto. Guardate là. Spettacolo. Queste sono riprese da ciclisti veri. Che credete, ragazzi? Comunque stava bellissima, l'ho ripresa tutta la discesa. Deve camminare, io provo a stare dritto, ragazzi, eh. Adesso c'è una salita, menchia, hashtag menchia nei commenti. Ok ragazzi, mi sono fermato un attimo, adesso bevo. Adesso ci stanno altri 5 minuti e siamo arrivati. Dai, che ce la facciamo. No, un po' di più, un quarto d'ora. Ragazzi, piscio perché sto esplodendo, eh. Ok. Messo recco e si parte. Sì, questa non è una discesa. Sto più salita che discesa, però. Ah, va bene, dai! Sto traballando il telefono. Sì, madonna, ma che devo staccarmi la schiena io? Ok, ora ci dovrebbe essere una discesa. Non ne sono sicuro. C'è una discesa, la riprendo all'arrivo. Sì, c'è una discesa. Cosa non si fa? Prima è corta perché è già finita. Adesso ci dovrebbe essere a qualche a 500 metri, ci dovrebbero essere quella salitona. Vai, cazzo, tutta discesa. Comunque guardate le belle frasi. Adesso vi inquadro se posso. Cioè, sono già ancora a forme vive. Vedete quanto la vuota. Ricordate ragazzi, il mondo non è solo dietro il denaro. Ecco la solitudine, ragazzi. E poi siamo arrivati.
enoja. Les mostrará el cuánto salir de esta camiseta. Esto es brava. Esto lo he visto la primera volta. ¿Qué pasa? Pero lo he visto de tu mamá mía, me alta. No, ragazzi, pero... Ragazzi, ragazzi. Ragazzi, è faticoso. Non pesato. Comunque, il nostro mezzo... Se quel casettino bianco laggiù, vedete quello lì in mezzo agli alberi, non si vedrà. Comunque ci siamo. Grazie ragazzi. Non importava la fatica di quanto potesse essere pesante della salita, ma lo volevo fare a tutti i costi, anche con un po' di fatica in più, ma volevo riuscire. Salve. Ok, adesso ci libera e sono arrivato. Oh, vivo se ci fosse una neve. E qua è il casettino. Mezz'ora ragazzi, ho messo mezz'ora. La partita alle 3. Ecco, 90 minuti, lo porti alle 2.50 e ci siamo qua a salire. Volendo a qua si può fare una girata per la campagna, ma non so se è proprietà di altri. E siamo arrivati. Ok. Bene ragazzi, ho fatto una fatica a fare quel solitone ragazzi, non avete idea. Comunque sono arrivato, adesso volendo c'è anche un cammino e ce la facciamo, una bella bischecca. Vediamo, non so se c'è l'accendino, c'è anche l'accendino, c'è un cammino, ma ce la scondano morti. Dobbiamo un attimo sistemare qui dentro. C'è Amadeus, ragazzi, che sta cadendo, non lo disturbiamo. Arriva. Aspettate ragazzi, c'è una panca anche per voi.
La soddisfazione per me in quel momento era davvero unica. Mi dico solo questo, ragazzi. Non è in casa, ragazzi. Ci andrei il fuoco per scaldarmi con tutto il freddo che ho preso. Però non penso si possa fare perché questo è una cosa d'altro. Comunque volendo c'è anche la luce. Questa lampadina che adesso accendo, ragazzi. Siamo ancora la luce. Se poi manca la camera e la cucina in bagno, siamo a posto. Un po' di cochine, ragazzi. Alla salute. Comunque c'è il margine che stiamo lavorando ogni 2x3. Un taglio. Comunque non l'ho aperta? Sì, l'ho aperta di merda. Bello! Questo c'è un laccio. C'è un laccio. LOL. Ora li metto a posto, non mi preoccupare. Mi devi pigliare un attimo. Madonna, ragazzi, mamma mia. Però ragazzi, secondo me qui c'è qualche abitazione, qualcosa, perché c'è la luce, c'è il gas, ma anche l'acqua c'è a posto. Da qualche parte ci sarà anche una chiave, non lo so. Sì, se sarebbe ristrutturata, questo sarebbe un appartamentino, però non lo so, non lo so. Comunque, ragazzi, fatemi sapere se volete. Oh, madonna, quanto è buona la coca. Io mi sono portato la cannuccia, tanto ho detto tanto non ce la farò, certo. Mai arrendersi, ragazzi, mai. E comunque, tutte le persone che fanno le cose e poi dopo non le portano a termine, tanto vale non farle. Adesso torno a casa perché fa un ghiaccio assurdo, mi sa che tra poco piove. Comunque, ragazzi, volete quello che volete, ma io la bici la adoro. Tra l'altro, da oggi, ragazzi, ho fatto anche una ricerca sulla bici e me l'hanno data per scuola e veramente ho scritto di tutto, da come mi piace, dove vorrei andare con la bici, dove mi piacerebbe trascorrere il tempo in bici. E fatemi sapere, ragazzi, se ce ne saranno altre. Ce ne saranno veramente altre. Ora sì, questa sa di poco perché ho aperto la coronaccia, comunque si fa quel che si fa. Nelle cose sembra quello di SpongeBob. Prendo, c'è anche una scopa. Poi vorrei sapere chi è quel signore lì. Mamma mia. Facciamo una cosa, ragazzi. Anche visto che l'acqua è di venerdì scorso. Buona roba di questo genere. Ci si beve quando si vuole. È trash, lo so, ragazzi, però non ci si può fare nulla. Ok. Ci dovrebbero mettere un cestino, però dove? Comunque mi sono compiuta. Volevo mollare, ma no. Non ho mollato. E adesso gli faccio tutta l'intro. Che bello.
Comunque fatemi sapere ragazzi se volete altre cose, altre cose che volete magari vedere. Io sono qua ragazzi, non sono abbandonato. Adesso sono in questa casetta ragazzi, quindi venite a trovare, mi do l'indirizzo tu, vai. No, ragazzi, sentite il silenzio. Ok, buongiorno quando parto, ragazzi, perché adesso mi vorrei un po' riposare. Mi sembra giusto. Comunque, abbiamo anche la luce, ragazzi. Ok, ragazzi, stiamo per ripartire. Intanto mi sono anche un pochino tagliuzzato, cioè mi sono creato una pellicina nel frattempo. Ero a guardare il telefono e mi sono sentivo con aria sangue, allora. Vabbè, comunque, ho lasciato tutto pulito adesso e adesso giro la telecamera per farvi vedere che spettacolo prima di ripartire. Considerate che sono le 4, quindi arriveremo verso le 4 e mezzo, 3:40. Ragazzi, io l'ho fatto per l'ironia, non è che l'ho fatto per offendere Comunque, qualcuno, ragazzi, però come ho non lo trovato, fate, ragazzi, io l'ho fatto solo per mentre scherzare. verrà. Ok. 3, 2, 1. Guardate. Ho visto. Adesso si vede meglio perché è tutta lì in giù. Okay, sistemo il cerotto. Sperando lì. Ok. Mi dice sotto il culo e si parte. Vediamo tra 3, tra 2, tra 1. Basta, io riprendo sta discesa in basso, no? Comunque mi sono assicurato che non ho lasciato nulla, né chiavi, né cose. Ok. Adesso riprendo tutto questo viaggio. Ciao! Eh? Tutto a posto? Mi sono un po' tagliato, ma sì, tutto a posto, mi sono un po' tagliato. No, no, nulla, che mi sono strusciato un albero, ma mi sono medicato. Sì, tranquilli. Simpatici i ciclisti. Aspetta, 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 c'è l'altro mi sta andando via, a caso mi medico meglio, e ora faccio questo. Allora ragazzi, aspettate. Però la fatica che ho fatto l'ho ripagata sia stando fermo che sia con la discesa ora. Ci vediamo a casa. Eccoci qua, raggiungi il traguardo, non male Bargellini. Si conclude il nostro viaggio.
Sani e salvi ragazzi a casa, finalmente ci avrò mezz'ora per fare come ve l'ho detto. Io il video è terminato, spero che vi piaccia ragazzi, se è così mettete un mi piace, lo pubblicherò per il mio compleanno ragazzi, quindi aspettatevi questo giorno che è il 7 di dicembre. Io ragazzi vi ringrazio ragazzi, adesso vado al calduccio perché ho delle mani congelate, comunque guardate il taglio, non è niente di che. Sono una piccola sbucciatorina che mi sono fatto strusciare le mie alberi. Comunque, attivate tutti la campanella che così guardate i miei video. Io vi ringrazio ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Questo è per me tutto.